studio. E tra le persone egregie che ho il piacere di avere qui in studio con me c'è Elena Lattuada, che è segretaria regionale, giusto, della CGIL, sindacato. Allora vado subito al punto. Benvenuta innanzitutto Buongiorno a a voi. Elena Lattuada. Allora, una delle cose che mi sono sentito talora dire, soprattutto da molti imprenditori, è che i sindacati sono un ostacolo alla crescita, perché non capiscono dove va il futuro. Poi però, quando mi è capitato di incontrare quei lavoratori che invece dalle aziende sono buttati fuori, ho visto spuntare le bandiere della CGIL, cioè un bisogno di sindacato, perché c'è alla fine un bisogno di sentirsi tutelati in un mondo privo di regole. È chiaro che la funzione storica di un'organizzazione sindacale è di difendere la condizione delle persone. L'abbiamo fatto in tante occasioni, l'abbiamo fatto dal 2008, cioè da una crisi da cui non siamo mai fino in fondo usciti. In questo paese è sempre utile ricordarcelo. Una crisi che oggi assume delle caratteristiche diverse rispetto a quella della grande crisi del 2008-2009, è stata assolutamente repentina, inaspettata. Si è provato a rispondere con grande fatica, ma anche con grande determinazione. Pensiamo a quello che è accaduto in quelle settimane, il fatto che il lavoro era ridiventato centrale. Cioè, il lavoro è stato il lavoro di tutto il personale sanitario, il lavoro è stato anche di tutti quelli che hanno garantito alle città e alle persone di poter continuare a vivere in una condizione assolutamente particolare. Adesso vorrei ricordare da chi ha lavorato nella logistica e ahimè oggi è gravemente colpito nella propria condizione di salute. Pensiamo a quello che sta succedendo in una serie di magazzini della logistica, tutti coloro che hanno lavorato nel commercio, che hanno continuamente garantito alle persone di poter vivere e sopravvivere, quindi il lavoro in quella fase è diventato un punto centrale. Ce lo ricordiamo tutti, grandi applausi dai balconi per lo sforzo immane del personale sanitario ad ogni livello. Quindi siamo stati colpiti nella condizione di lavoratori e lavoratrici, chi a casa, chi si è arrabattato, eccetera. E oggi siamo di fronte ad una situazione in cui diciamo, il rischio rilevante di trovarsi nelle prossime settimane senza nessuna forma di copertura economica e di lavoro è molto alta. Teme la CGIL un rischio di tensioni sociali, come ha detto il ministro dell'Interno, Lamorgese? Cioè teme che possano davvero, insomma, quando un paese rimane con la pancia vuota, quello è il momento in cui ad un certo punto si rischia davvero qualche tumulto di piazza, qualche situazione difficile da gestire. Voi avete qualche preoccupazione in questo Beh, senso? certamente la preoccupazione c'è, se non altro perché in questo momento diciamo che con uno sforzo comune e collettivo di tutte le forze delle istituzioni, delle forze sociali, non siamo di fronte all'esplodere del dramma in ragione del fatto che non sono possibili licenziamenti e si usa lo strumento della cassa integrazione, quindi una forma di protezione di reddito. Adesso al di là della polemica arriva o non arriva, è stata pagata o non è stata pagata, ma certamente c'è una forma di protezione. Se questo dovesse venir meno, e cioè se ad un certo punto dovessero finire gli ammortizzatori, che vorrei ricordare sono degli ammortizzatori alcuni ordinari, altri che sono stati esattamente pensati in questa condizione particolare, se dovessero venir meno e le persone fossero messe sulla strada, è chiaro che la reazione non potrebbe essere che quella, come dire, della reazione sociale, è assolutamente normale. Per questo credo che sia doveroso e necessario non solo prolungare il sistema degli ammortizzatori, ma anche ragionare di come le risorse che arriveranno, quando arriveranno E se dall'Europa, e se arriveranno? arriveranno dall'Europa, ma anche, come dire, sulla base delle risorse proprie, come orientarle in ragione, come dire, di un modello di sviluppo più compatibile, ma a vantaggio dell'occupazione, perché credo che è evidente che se le persone non hanno un reddito, le persone inevitabilmente
trovano la strada della protesta, anche perché voglio dire, quante migliaia, centinaia di migliaia di persone senza reddito sarebbero nella condizione di non poter vivere, quindi è Ma a evidente. proposito di modello di sviluppo, no? A che modello dobbiamo pensare e a che modello secondo voi bisognerebbe pensare, tenuto conto che per tantissimi anni si è parlato di meno Stato e più mercato. Poi nel 2008, quando c'è stata la crisi negli Stati Uniti, Obama ha detto no, serve welfare state, serve che lo Stato immetta liquidità per salvare i posti di lavoro. E nella grande patria del liberismo si è fatta una politica più vicina alla Svezia che non a quella che noi conosciamo da sempre essere tipica degli Stati Uniti. In Italia, con la scelta per esempio di autostrade, no? Cassa Depositi e Prestiti entra e dice statalizziamo autostrade. È questa la strada che noi dobbiamo perseguire perché nel momento in cui implode il sistema della globalizzazione è necessario che lo Stato torni ad avere un ruolo centrale o come dire, anche in una forma di riflessione interna, in fondo la CGIL pensa che un pezzo di mercato debba comunque rimanere. No, allora, mettiamola così, il liberismo europeo, perché non stiamo parlando solo del liberismo italiano, anche se il tratto italiano è stato in parte diverso, perché vorrei ricordare sempre che Francia e Germania, che pure hanno assolutamente costruito la politica europea del rigore, poi quando si trattava di intervenire a difesa dei propri settori considerati strategici, vedi l'industria automobilistica in Germania, la protezione l'ha fatta e come? Noi non l'abbiamo fatta, noi abbiamo venduto tanti gioielli di famiglia nel corso degli anni e adesso siamo un po' qua a tirare anche qualche somma. Allora, uso l'esempio di autostrade. Allora, il tema è, in questo paese le infrastrutture, e quando parlo di infrastrutture non pensiamo solo alle autostrade, pensiamo ai porti, Per esempio. pensiamo alla banda larga che è stata così fondamentale anche in questa fase di lockdown in cui le velocità del paese sono state assolutamente evidenti, la diversità di velocità, un conto è stare a Milano, un altro conto è abitare nella Val Brembana, cioè giusto per ricordare Certo. una zona non del sud e delle aree interne, ma allora il punto vero è: esistono degli asset che sono considerati dallo Stato italiano strategici, su cui anche il rapporto tra pubblico e privato, ma dove il pubblico gioca un ruolo di orientamento e di scelta politica, è fondamentale, sì o no? Ecco, noi pensiamo di sì. Noi pensiamo che il libero mercato abbia prodotto tante storture, ha prodotto, come dire, scelte in alcuni casi scellerate, in cui abbiamo venduto appunto dei gioielli di famiglia, salvo poi rendersene conto che nel frattempo si portavano via. Vorrei dirne una per tutti: abbiamo venduto un grande patrimonio spesso di imprese di trasformazione alimentare che oggi sono detenute da grandi multinazionali francesi, Certo. americane e dintorni. Allora, il punto è: esiste oggi una possibilità di ragionare su che cos'è strategico e provare a orientare delle scelte che sono delle scelte di politica industriale, quindi non di protezione dei carrozzoni, ma proprio strategici. L'acciaio, è o non è un settore considerato fondamentale per la nostra economia e per tutte le grandi, piccole e medie imprese manifatturiere che abbiamo in questo paese? E produrlo in Cina o produrlo in Italia a Taranto è o non è un asse strategico di questo paese? Cioè, noi crediamo che questa sia la discussione da fare. Allora, c'è una possibilità oggi di ripensare al modello di sviluppo, c'è la possibilità oggi di ripensare a che cos'è il capitalismo moderno e a come può esistere un rapporto tra pubblico e privato? Pensiamo di sì. E anziché rincorrere le condizioni, diciamo, di dove succedono i danni, provare a giocare un po' d'anticipo, forse avrebbe senso. Quindi anche diciamo autostrade, sì, no, in Benetton, cioè il punto vero è noi abbiamo permesso che grandi porti
Noi siamo un paese, come dire, che si affaccia sul Mediterraneo, il Mediterraneo è considerato strategico, non è un caso che i grandi capitali cinesi abbiano investito nei porti di Trieste, tanto per fare un esempio, vogliamo discuterne o vogliamo lasciare che chi detiene il capitale decida le sorti di questo paese? Ecco, però per poter esercitare un ruolo e per poter quindi declinare poi una politica in cui l'interlocuzione abbia dei soggetti capaci di porre delle questioni, non servirebbe, e faccio una domanda che è opposta rispetto alla prima, un sindacato che fosse un po' più aggressivo, cioè una CGIL un po' più arrabbiata? Si diceva una volta, con il conflitto sociale si possono ottenere dei diritti. In mio padre, mia madre, i nostri genitori, e gente che ha ottenuto lo statuto dei lavoratori, che ha ottenuto dei diritti che oggi sono stati completamente smantellati. Non è che il sindacato sia un po', tra virgolette, ammorbidito, e invece una CGIL un po' più arrabbiata forse ci permetterebbe anche di determinati diritti di non vederli progressivamente portati via, smantellati sotto traccia? Potrei fare una battuta, che quando siamo troppo arrabbiati, perché siamo troppo arrabbiati, andiamo in piazza da soli, quando non siamo arrabbiati non andiamo in piazza, non va bene. Allora io non, come dire, non ho questa visione che bisogna essere per forza arrabbiati, bisogna essere fermi, determinati. Io penso che noi lo siamo stati anche in questi mesi, lo siamo stati quando abbiamo chiesto a gran voce che unico paese in Europa ci fosse l'accordo sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in occasione del Covid diventasse legge, unico paese in Europa che abbiamo una norma di questo genere. Credo che lo dovremmo agire ora, nelle prossime settimane, nel momento in cui le scelte che dovessero essere fatte sono delle scelte che non trovano il consenso dovuto. Dopodiché siamo tutti molto coscienti che in questo momento andare nelle piazze è molto complicato. Ci siamo anche andati sotto la regione. In questa regione noi 3 volte siamo stati sotto la regione a protestare perché vogliamo un cambiamento significativamente importante della riforma sanitaria. Quindi noi non siamo... Siamo davanti ai cancelli della Cornegliani, anzi vorrei da questo punto dire, usare anche questo schermo per dire noi siamo tutti la Cornegliani, cioè siamo con le lavoratrici e con i lavoratori, anche qui di un marchio fondamentale della moda italiana, di un marchio di alta gamma che rischiamo di farci portare via, i lavoratori sono 50 giorni davanti ai cancelli a difendere la fabbrica, quindi noi ci siamo. Il punto vero è... con quale modalità oggi è possibile difendere e tutelare l'insieme del mondo del lavoro di fronte ad uno spezzettamento nella condizione delle persone in cui è molto difficile anche per le persone riconoscersi in una parola d'ordine. Adesso tu usavi questo esempio, no? Lo statuto dei lavoratori. Lo statuto è stato una grande conquista, ma in quel momento il movimento dei lavoratori aveva in mente un obiettivo e un progetto su questo lavorava. Oggi, quando parliamo di mercato del lavoro, dovremmo parlare di tanti mercati del lavoro, dovremmo parlare di chi è precario, di chi ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da chi lo sta cercando, cioè quali sono i tratti unificanti? Allora, noi riteniamo che ci siano, e per esempio sia quello di ripensare ad un nuovo statuto dei lavoratori. La CGIL ha presentato, come dire, 3 anni fa, ripresentato, è giacente in Parlamento, prima o poi speriamo che il Parlamento se ne accorga. Allora, io ringrazio Elena Lattuada per la sua presenza e naturalmente torneremo a parlare ovviamente di lavoro. Grazie ancora a voi di esserci stati, adesso un attimo di pubblicità.